Do la parola alla professoressa Anna Maria Speranza, professore associato nella Facoltà di Medicina e Psicologia, professore di psicodinamica e psicopatologia dello sviluppo presso il corso di laurea in psicologia della salute, direttore della scuola di specializzazione in psicologia clinica. Dal 2004 fa parte del collegio docenti del dottorato in psicologia dinamica, clinica e dello sviluppo. Vabbè, insomma, comunque, diciamo, è assolutamente mi sembrava una cosa importante. No, e invece, a parte tutte queste cose altisonanti, volevo personalmente e pubblicamente ringraziarla, perché in un momento complesso, abbiamo usato il termine complesso in questi giorni, e quindi ha fatto del tutto per essere qui, e veramente la ringrazio di cuore. Dunque, ringrazio io tutti voi e soprattutto Magda per avermi invitata, e mi fa molto piacere, devo dire, partecipare a questo convegno, in particolare a questa mattinata sulla fascia 03, che insomma è un po' la mia passione, è una cosa di cui mi occupo da tanto tempo. Si sente tutto a posto? No, è... okay. Quello che ho pensato di presentare oggi, nelle difficoltà appunto di questo periodo che mi rendono un po' faticoso organizzare cose nuove, però quello che ho pensato invece di portare insomma, come contributo alla discussione di questa mattinata, segue un po' per certi versi la relazione effettuata dalla dottoressa Vanadia, che ringrazio molto, perché i disturbi di regolazione sono, diciamo, un aspetto secondo me non solo fondamentale ma purtroppo anche molto trascurato, nel senso che c'è una sorta di cecità rispetto all'apprendere in considerazione il contributo di questo parametro fondamentale, sia a livello, diciamo, neurofisiologico che poi ovviamente relazionale, dei processi di auto e di eteroregolazione che, e comunque delle competenze nella processazione sensoriale dei bambini, che invece sono così determinanti per tanti ambiti psicopatologici. Allora, quello che appunto volevo presentarvi oggi era un po' l'idea che appunto questo processo diagnostico nei primi anni di vita è qualcosa di molto complesso, a cui forse possiamo anche, su cui possiamo farci aiutare dai contributi di diverso tipo, sicuramente della classificazione diagnostica 03R, che per me rimane una, diciamo, un pilastro, insomma è come il DSM per gli adulti, diciamo, è imprescindibile per certi versi, ma quello che di cui vi volevo parlare era anche un po' una proposta nuova, cioè una revisione di un sistema diagnostico che si chiama PDM, diciamo manuale diagnostico psicodinamico, quindi che ha un orientamento in realtà dinamico invece di una classificazione cosiddetta teorica, come sono spesso quelle classificatorie, diciamo come il DSM e anche la CD03, ricordando però che il fondatore, l'elaboratore primario, diciamo, di questo sistema del PDM è stato Greenspan, che è stato anche uno dei principali, diciamo, autori della classificazione diagnostica prima versione, quella del 94, quindi diciamo che c'è una base comune, poi ovviamente ci sono stati processi di diverso tipo che hanno in parte articolato queste due classificazioni, e vi annuncio fra l'altro anche che al momento la classificazione diagnostica 03R è in revisione. Ha ragione l'onorevole Binetti a dire che bisogna essere sempre, diciamo, ci devono essere sempre continuamente processi di revisione su questo tipo di classificazioni, perché ovviamente non possiamo fermarci a un dato momento come se le conoscenze non andassero avanti, e questa nuova classificazione prenderà il nome però di classificazione diagnostica 05, adesso è in studio, uscirà penso nel 2017. Allora, io partirei da un problema, diciamo, fondamentale, che penso abbiate, diciamo, sufficientemente ascoltato probabilmente anche ieri, ma insomma l'idea soprattutto che esistono una serie di problematiche specifiche nella valutazione e la diagnosi dell'età evolutiva che non possiamo non prendere in considerazione. Innanzitutto, diciamo, la specificità della sintomatologia, se rimaniamo su questo livello del sintomo, perché noi sappiamo, chi si occupa di bambini lo sa benissimo, che un certo tipo di comportamento, fra virgolette, diciamo sintomatico,
Non può non essere letto all'interno del processo di sviluppo per essere compreso, perché alcuni aspetti sono apparentemente sintomatici e in realtà sono fisiologici nello sviluppo, altri sono clinicamente rilevanti o in certi casi invece possono addirittura rappresentare un vero e proprio disturbo. Pensate all'angoscia dell'estraneo, noi la chiamiamo così, diciamo, è un fenomeno che certamente non è un sintomo, però il termine lo definisce quasi come un sintomo, quel tipo di comportamento che è normale, anzi è auspicabile per certi versi, alla fine del primo anno di vita del bambino, insomma dagli 8 mesi in poi, certamente può diventare invece un sintomo nel momento in cui si presenta a 4-5 anni, no? Quindi noi non possiamo mai parlare di sintomi se non immaginandoli all'interno dei famosi processi, appunto, tipici e atipici, cioè delle linee di sviluppo che già venivano individuate anni fa. In più la diagnosi in età evolutiva è spesso fluida, instabile. Una cosa che mi appassiona molto in questo periodo è l'idea che, diciamo, il comportamento sintomatico può a volte cambiare nel corso del tempo, ma forse dobbiamo chiederci se non ci sia un processo clinico sottostante che accomuna diversi tipi di comportamenti. È quella che attualmente viene chiamata la continuità omotipica o eterotipica dei disturbi, no? Cioè un disturbo, diciamo, alimentare può avere una continuità omotipica dall'infanzia all'adolescenza, mentre quando noi abbiamo un bambino che ha un disturbo ansioso nell'infanzia e poi in adolescenza sviluppa una depressione, abbiamo una continuità eterotipica, cioè è possibile rintracciare, diciamo, una continuità eterotipica, nel senso che c'è una manifestazione ovviamente differenziata nel corso del tempo, ma che mantiene un processo clinico evidentemente o delle motivazioni, delle articolazioni, diciamo, sottostanti comuni, di cui dobbiamo prenderci, diciamo, carico, perché dobbiamo forse riflettere più su quelle che non sull'espressione sintomatica, che certamente è importante ma non è sufficiente. E poi ovviamente, diciamo, un altro parametro fondamentale è l'idea, diciamo, è la questione, diciamo, della natura prevalentemente relazionale di molti sintomi che noi osserviamo nell'infanzia. E quindi questo parametro relazionale, che abbiamo già visto nella classificazione diagnostica 03 essere significativo sul secondo asse, deve avere secondo me una sua articolazione. Ora, l'approccio, diciamo, descrittivo fenomenologico del DSM, dell'ICD, purtroppo ha portato una serie di vantaggi, nessuno li vuole mettere in discussione come sistemi, diciamo, però ha portato spesso una moltiplicazione delle diagnosi, che in qualche modo rincorre un po' questa natura che dicevo, mutevole, sfaccettata dei sintomi in età evolutiva, che spesso cambiano nel corso del tempo, eccetera. Purtroppo la moltiplicazione delle diagnosi non è che aiuta a, diciamo, avere chiarezza o a intervenire in maniera più adeguata. Un altro problema che hanno avuto queste classificazioni, purtroppo, è quello ovviamente di considerare l'infanzia semplicemente come un periodo casomai di insorgenza della sintomatologia. Ricordate, insomma, che era proprio questa la definizione che aveva un certo ambito di disturbi nell'ambito nel manuale diagnostico, nel DSM IV. Sottovalutando quindi completamente le caratteristiche specifiche del processo valutativo nell'infanzia. In più, questo tipo di manuali, diciamo, dal loro punto di vista, correttamente definendosi ateorici, anche se poi questo è tutto da, diciamo, vedere, trascurano, secondo me, in maniera significativa quelli che sono gli aspetti eziologici, che magari sono più complessi e difficili da definire, ma certamente i meccanismi che sono alla base dei disturbi. Ora, alcuni autori come Ratter e Ayman hanno suggerito di superare, appunto, un po' questa diagnosi individuale, di descrivere invece quelli che sono i cluster, i meccanismi che intervengono precocemente nello sviluppo e che possono essere poi rintracciati nel corso del tempo, e assumere quindi una prospettiva lifespan. Questo è un aspetto, secondo me, molto importante e a cui il manuale diagnostico psicodinamico, il PDM, ha dato, secondo me, un contributo significativo. Intanto, va bene, la prospettiva, diciamo, di questo manuale è quella di un modello evolutivo biopsicosociale, quindi dove fattori multipli di tipo biologico, psicologico e relazionale interagiscono fra loro, e soprattutto però
devono essere anche letti all'interno di questo processo maturativo, quindi nella possibilità di definire linee evolutive che individuino pattern di funzionamento sani o compromessi. Il livello di sviluppo è molto importante da prendere in considerazione. Non si può, diciamo, semplicemente collocare i disturbi in un certo momento evolutivo. Dobbiamo considerare il processo di sviluppo come un processo fondamentale per comprendere le caratteristiche, diciamo, della psicopatologia. Le caratteristiche individuali, ovviamente, e i pattern relazionali. Ora, anche rispetto alla classificazione diagnostica 03, che prevede, e lo abbiamo sentito dalla dottoressa Vanadia, una classificazione dei disturbi, non delle persone, in realtà il PDM fa un'operazione un po' diversa, nel senso che intanto non vuole sostituirsi ovviamente a queste classificazioni, questo deve essere chiaro, cioè deve essere un'integrazione, una maggiore conoscenza, affiancamento, ecco, perché ha una prospettiva, diciamo, piuttosto diversa da questo punto di vista. Ma comunque, diciamo, vuole promuovere invece un'integrazione fra la comprensione nomotetica, che quindi in qualche modo appunto classifica i sintomi, i disturbi, eccetera, eccetera, e una conoscenza idiografica, cioè dà, come diceva anche l'onorevole Binetti stamattina, valore a quello che è il funzionamento della persona. Noi non siamo, diciamo, concentrati, non possiamo essere concentrati solo sul sintomo, sul comportamento, ma dobbiamo immaginare che quel sintomo e quel comportamento possono essere letti e compresi solo all'interno del funzionamento generale dell'individuo, con tutte le sue, diciamo, problematiche, ma anche risorse. Quindi, diciamo, questo tipo di sistema secondo me è interessante per quanto riguarda poi anche la formulazione del caso, che è sempre unico, e la progettazione di trattamenti che sono, come dire, cuciti addosso al paziente, ovvero sia adatti a quella persona, a quel bambino o adulto a seconda, o adolescente o adulto a seconda della fascia d'età. Io trovo che questa sia una cosa molto importante che, diciamo, ovviamente non può essere, non può sostituire quello che è il valore anche di sistemi classificatori dove l'individuazione dei sintomi o delle sindromi è comunque una ricchezza dal punto di vista, diciamo, dei criteri condivisi dalla comunità scientifica per fare ricerca. Nessuno vuole dire questo. Però in questo caso, diciamo, riconosce una soggettività alla persona che abbiamo di fronte, bambino, ripeto, adolescente o adulto, in una maniera secondo me interessante. Quindi è un sistema che integra questi altri sistemi diagnostici e tenta di definire l'intera gamma di funzionamento di un individuo, non solamente il suo comportamento sintomatico. Quindi, paradossalmente, proprio rispetto alla CD03, si definisce come una tassonomia di persone piuttosto che di malattie, ovvero sia più una comprensione di quello che si è e non di quello che si ha come tipo di sintomo. Ve la inquadro, diciamo, rispetto alla fascia 03 perché ovviamente altrimenti non avrebbe così importanza e senso. Nella nuova edizione che uscirà nel 2016 a cura di Vittorio Ringiardi e Nancy McWilliams e con la collaborazione di moltissimi ricercatori e clinici internazionali, le sezioni di questo manuale, di questa revisione del PDM2, hanno previsto addirittura una articolazione ancora più dettagliata di quelle che sono le fasce d'età. Partiamo ovviamente, cioè non c'è una continuità, adesso non vi sto a spiegare perché è piuttosto complicato, ma insomma sostanzialmente abbiamo un grosso contributo, diciamo, dato alla valutazione, diciamo, degli adulti, una sezione specifica degli adolescenti distinta da quella dei bambini nella seconda infanzia, cioè 4-10 anni. Questi tre ambiti vengono valutati sempre secondo un sistema multiassiale. Per chi non conosce questo sistema, è importante che vi dica questa cosa. Ma invece di avere le sindromi cliniche, l'asse, non so, cioè i diversi assi come erano nel DSM-IV soprattutto, abbiamo una, diciamo, considerazione completamente diversa, cioè l'asse P,
che rappresenta, diciamo, i pattern e i disturbi di personalità. I pattern vuol dire anche il funzionamento della personalità sana, non necessariamente solamente il disturbo di personalità, perché è all'interno del funzionamento della personalità che noi possiamo comprendere una serie di altri aspetti del funzionamento mentale e anche del vissuto dei sintomi della persona. L'asse M appunto è quello del funzionamento mentale e l'asse S, che ovviamente si avvicina anche nella descrizione dei sintomi al DSM, però si definisce in un modo diverso, è l'esperienza soggettiva dei sintomi, perché ovviamente, diciamo, io per esempio sono abituata a lavorare con pazienti con disturbi alimentari, il sintomo è sempre lo stesso, ma guarda caso il vissuto soggettivo che i pazienti hanno del loro sintomo, in termini, diciamo, di, non so, autocura di certi aspetti di fragilità della personalità, di insomma, adesso senza entrare nel merito di questa cosa, è molto diverso e io credo che vada preso in considerazione come aspetto, soprattutto quando noi entriamo in contatto con una persona, perché noi non la guardiamo come se avesse, come se fosse un insieme di comportamenti sintomatici, noi la consideriamo una persona che ha un vissuto, quindi a quel vissuto va, secondo me, riconosciuto un valore specifico. Poi c'è una sezione, diciamo, sui neonati e bambini piccoli, di cui adesso vi parlerò perché ho avuto, diciamo, l'onore in questo caso, oltre che l'onere, di curarla nella revisione insieme a una ricercatrice americana, si chiama Linda Myers, e poi è stata introdotta in questa versione anche una sezione sugli anziani, adesso la chiamo così, è tutto in inglese, scusatemi, il resto delle diapositive vi faccio vedere perché non c'è ancora la traduzione, che avverrà, diciamo, contestualmente penso alla pubblicazione nel 2016, però, diciamo, lì c'è una differenziazione in termini di anche età, diciamo, se, come dire, mi pare che sia dai 65 in poi, però con gli young old, gli old old, insomma c'è tutta una... Mi è sembrato molto interessante anche questo inserimento, perché, diciamo, è una fascia d'età che effettivamente non viene mai presa in considerazione per la sua specificità. Ora noi ci occupiamo dei bambini, però anche gli anziani hanno, diciamo, un'importanza. E un'altra, due sezioni significative sono quelle che riguardano poi gli strumenti, cioè tutto un elenco e una dettagliata esposizione di quelli che sono strumenti valutativi di tipo dinamico, spesso ma non solo, nelle diverse fasce d'età, e poi un'illustrazione, una parte di illustrazioni cliniche e di profili che ci aiuta anche nella formulazione del caso. Ora, questa, diciamo, in particolare, appunto, dicevo, ho avuto l'onore in questo caso di occuparmi insieme a Linda Myers di essere section editors di questa parte dello 03 e quindi di introdurre in qualche modo, insieme a, ovviamente, a un gruppo di lavoro piuttosto ampio a livello internazionale, una serie di cambiamenti, di aggiornamenti, eccetera. Questa era la classificazione, diciamo, iniziale del PDM1. Si partiva dall'asse primo, adesso qua non c'è, diciamo, graficamente la cosa giusta, ma insomma si partiva dall'asse primo, come nella CD03, diagnosi primaria, e poi si andavano a approfondire l'asse secondo, cioè le capacità, diciamo, di sviluppo emotivo funzionale, le capacità di processazione sensoriale, che sono quell'elemento così importante che abbiamo sentito prima dalla dottoressa Vanadia, i pattern bambino caregiver e famiglia, e poi le altre condizioni mediche. Una cosa, diciamo, che veniva fatta nel PDM1 e che secondo me era un po' problematica, questa è stata una mia scelta un po' forte, devo dire, è stato quello di diciamo, non suddividere più i disturbi secondo queste tre grandi categorie, che erano i disturbi interattivi, i disturbi della regolazione della processazione sensoriale e i disturbi, diciamo, neuroevolutivi della relazione e della comunicazione. Non perché queste, ovviamente, classificazioni non abbiano una loro importanza, ma perché io credo che quando noi andiamo a valutare l'asse secondo, terzo e quarto, e ovviamente anche il quinto sulle condizioni medico-neurologiche, diciamo, associate, come contributi specifici all'asse primo, dobbiamo forse non suddividere a priori determinate categorie. Per esempio, nei disturbi interattivi c'erano, i disturbi alimentari. Certamente i disturbi alimentari dell'infanzia è vero che hanno una base
molto spesso interattiva, ma cosa dire del fatto che c'è un disturbo della processazione sensoriale che rende, per esempio, per il bambino difficile assumere un nuovo tipo di cibo, perché la sua consistenza, il suo odore, il suo sapore sono assolutamente, come dire, impossibili da codificare dal punto di vista del suo sistema nervoso? Non è una questione interattiva all'inizio, è una questione proprio fisiologica. Oppure cosa dire di quei casi in cui c'è un disturbo, magari una condizione medica specifica come il reflusso gastroesofageo, dove però poi, anche risolto il problema medico, il disturbo alimentare permane? Quindi il contributo delle diverse aree, secondo me, deve essere mantenuto in maniera specifica, in modo tale da poter di volta in volta definire le diagnosi primarie, che ovviamente rimangono come un aspetto importante, nella loro però specificità e nel contributo che i diversi assi danno, potremmo dire da un punto di vista eziopatogenetico, adesso questo è un po' forte forse, però certamente il contributo significativo di alcune aree a un certo tipo di quadro clinico, con l'idea che ovviamente poi l'individuo è sempre diciamo un'entità complessa, il bambino tanto più, dove quindi non è possibile necessariamente fare delle distinzioni così forti. Però anche per esempio per quanto riguarda i disturbi neuroevolutivi, quindi diciamo quelli che diciamo nel DSM-5 vengono chiamati disturbi dello spettro autistico, abbiamo mantenuto in qualche modo l'attenzione che Greenspan aveva a questo tipo di area, perché lui riconosceva il significato importante della disregolazione, diciamo dei problemi di regolazione della processazione sensoriale ad alcuni quadri, magari non a tutti, ma ad alcuni quadri sì. Quindi questo è, secondo me, un aspetto importante. Ora, quindi per diciamo, sintetizzare un po' questi cambiamenti che abbiamo introdotto, la dimensione sintomatica io credo non possa mai essere diciamo, compresa così in maniera a sé stante, ma deve essere sempre, e questo il PDM lo ha fatto fin dall'inizio, nel PDM2 è ancora più rinforzato, compresa nel contesto appunto del funzionamento mentale, dello sviluppo come espressione del modo in cui il bambino affronta il mondo. Parlavamo prima di è una strategia, è una difesa o una strategia adattiva, no? Un certo tipo di comportamento, questo è molto importante da comprendere. Il contributo ovviamente delle diverse dimensioni che ho appena nominato, cioè i diversi pattern relazionali, ovviamente emozionali, sociali, cognitivi, linguistici, ma anche quelli di elaborazione sensoriale e motori. E poi il grande valore, secondo me, appunto di questo sistema, come vi ho fatto vedere, è che diciamo, è un sistema unitario, ma comunque che comprende tutte le fasce d'età, quindi riconosce una continuità. Una continuità che ovviamente non è facilissima, tenete conto che lo 0-3 come fascia comunque ha degli assi diversi dalla fascia dai 4 anni in poi, perché diciamo in un bambino di un anno non possiamo parlare di personalità, neanche in formazione, cioè è ancora un po' troppo, non ce lo permetterebbero, diciamo, quindi dobbiamo riconoscere altre aree. Però nello stesso tempo diciamo concettualmente, e lo sforzo è stato anche questo, lavorando con gli altri curatori delle altre sezioni, quello invece di mantenere questo tipo di continuità, nel senso di punti di aggancio, in modo tale che non ci sia una sorta di, come dire, perché un problema della CD03R è che poi c'è un salto, cioè dopo che ogni tanto qualcuno dice ma se il bambino ha 4 anni e mezzo che faccio? Come lo diagnostico con una, con l'altro? Dove lo metto? No? E poi soprattutto cambiano i termini, cambiano le prospettive, cambiano, diciamo, e quindi ovviamente questo secondo me invece deve essere un po' recuperato. Un'altra cosa appunto che secondo me è molto importante è che il definire l'attenzione che questo sistema diagnostico dà al funzionamento complessivo e al significato soggettivo del sintomo ci permette di andare un po' oltre e forse di recuperare non solo quella dimensione soggettiva ma anche quegli aspetti motivazionali di cui sentivo parlare prima nell'ambito di un trattamento, quelle caratteristiche che vengono intese da noi come vulnerabilità ma a volte invece sono, come dire, delle strategie funzionali. E poi anche vorrei dire
È un sistema che permette, è un manuale, insomma, diciamo, diagnostico che permette di valutare non solo gli aspetti conflittuali o deficitari, ma anche le risorse. Perché noi questo nei manuali diagnostici purtroppo non ce l'abbiamo mai, le risorse, cioè quello che è la capacità poi invece di funzionare o di, oppure i punti semplicemente di forza che un bambino o un adolescente possono avere rispetto alle difficoltà che magari incontrano. Ecco, l'altro valore che secondo me ha questo tipo di manuale, come vi dicevo, era quello di mantenere questa continuità, ma soprattutto di immaginare che quello che è importante per noi, secondo me, capire, non è tanto se un sintomo rimane lo stesso, se si trasforma, ma è soprattutto cercare di capire quali sono i percorsi, diciamo, e le traiettorie evolutive. Che ovviamente sono sempre anche totalmente idiosincratici, nel senso che sono di quell'individuo e non di un altro, e non possiamo fare tantissime previsioni rispetto ad alcune cose, però con la possibilità di individuare appunto quei pattern di continuità omotipica e eterotipica che secondo me permetterebbero non solo una diagnosi più accurata, ma un intervento più accurato. Perché noi ci confrontiamo con dei sistemi anche scusate, con dei modelli di trattamento che quando fanno attenzione solo al sintomo, trascurano quello che è il processo clinico sottostante o processo psicopatologico che in qualche modo sta alla base di quell'espressione sintomatica. Allora, per me non è un grande successo eliminare un sintomo per farne comparire un altro poco dopo, insomma, no? Quindi, da questo punto di vista, forse una considerazione un pochino più complessa del funzionamento che è alla base dell'espressione sintomatica, che poi ovviamente va anche considerata, secondo me, diciamo, ne acquisisce, cioè acquisisce cioè dà dei benefici al paziente e anche a noi come clinici. Ovviamente un altro aspetto importante è questo diciamo, accento. Quanto c'ho ancora, Magda? 5-10 minuti, ok. Al parametro relazionale, su questo poi torno perché è una cosa su cui ho lavorato molto e che insomma, mi piace un po' approfondire. Un altro aspetto interessante è che questa classificazione, diciamo, intanto, nonostante sia piuttosto, come dire, discorsiva nella presentazione dei quadri clinici, non è appunto per sintomi, diciamo, come una checklist, però invece propone anche delle checklist che abbiano a che fare con la valutazione del clinico rispetto a tutta una serie di parametri. Quindi ogni asse viene poi, diciamo, accompagnato da rating scales specifiche. E anche in certi casi, quindi dal suggerimento di una serie di strumenti di valutazione, e anche da casi clinici esemplificativi che possono, diciamo, aiutare il clinico a individuare le specificità di quella condizione. Specificamente, diciamo, è stata costruita diciamo, una sorta di cartella clinica, viene chiamata Psychodiagnostic Chart, che permette, diciamo, al clinico di considerare tutta una serie di aspetti in maniera sintetica. Non vuole sostituirsi a ovviamente una cartella clinica tradizionale, non vuole sostituirsi neanche a una descrizione del caso clinico, che è tutt'altra cosa, e non è neanche uno strumento diagnostico ad hoc, è semplicemente, come dire, una guida per sistematizzare le informazioni. Abbiamo detto che per fare una diagnosi, diciamo, abbiamo bisogno di tanti parametri diversi. Ecco, prendiamoli in considerazione questi parametri, perché purtroppo nella CD03, per esempio, essendo valutati dopo, in qualche modo spesso qualcuno li valuta, qualcuno no, cioè non vengono presi seriamente in considerazione. La cosa importante alla fine diventa sempre la diagnosi clinica. Invece il tentativo qui è proprio quello di dire no, vediamo, diciamo, quella diagnosi clinica sia importante, ma a cosa si associa? A quali aspetti, diciamo, problematici, deficitari, alterati del funzionamento del bambino e quali invece sono le risorse sul piano, appunto, dello sviluppo emotivo, funzionale emotivo, delle capacità di regolazione e della processazione sensoriale, sulle capacità e le caratteristiche della relazione. Quindi
Quindi è uno, diciamo, strumento che può aiutare il clinico da questo punto di vista a fare una formulazione del caso e anche a stabilire, secondo me cosa molto importante, un piano di trattamento. Perché quando noi abbiamo una stessa diagnosi, ma poniamo di asse primo, ma caratteristiche molto diverse nei diversi ambiti, diciamo, di valutazione, forse il piano di trattamento deve prendere in considerazione questi aspetti, no? Vabbè, ve la faccio vedere così molto velocemente, diciamo, ovviamente, diciamo, è il clinico che la compila in seguito a una valutazione molto più approfondita che richiede sempre molti strumenti, molti contesto, insomma, queste cose penso che le sappiate, non ci posso rientrare per questioni anche di ordine di tempo. Vengono identificate ovviamente l'asse primario, lo sappiamo, è quella della diagnosi primaria, che però viene anche definita in base a un livello di gravità. Quindi da diciamo grave a lieve. L'asse secondo invece, la sezione seconda, valuta le capacità evolutive, appunto, di sviluppo nell'ambito funzionale emotivo. Ora qua è interessante che, diciamo, si cerca di dettagliare quelle che sono le capacità del bambino nei primi 3 anni di vita come dei passi evolutivi successivi, ovviamente, dall'attenzione condivisa alla regolazione, diciamo, il coinvolgimento della relazione, alle sequenze interattive, diciamo, con già uno scopo, come dire, condiviso e via di seguito. Tutte queste cose che hanno chiaramente una loro successiva espressione, diciamo, anche proprio maturativa, insomma, comunque nello sviluppo del bambino, devono poter essere prese in considerazione per capirne le vulnerabilità e anche qui invece il livello raggiunto dal bambino stesso. Il secondo, diciamo, la terza sezione, scusate, che è quella delle capacità, appunto, della processazione sensoriale, vede una piccola tabella, adesso qua è molto sintetizzato, poi ci sono ovviamente aspetti che non vi posso mostrare perché non sono, diciamo, facilmente altrimenti osservabili da una diapositiva, che ci permettono però di individuare quali sono le aree problematiche, la modulazione sensoriale, la discriminazione sensoriale, di che tipo, tattile, uditiva, visiva, eccetera, e anche di indicarne il livello che valutiamo essere problematico. Questo, da un punto di vista, secondo me, dell'organizzazione di un trattamento è fondamentale, no? Oltre a questo, diciamo, viene data una valutazione poi generale sul profilo, diciamo, sensoriale del bambino, che permette di collocare il bambino, diciamo, da una condizione di sanità, quindi di totale, diciamo, adeguatezza della processazione sensoriale, fino a un grave disturbo. Ovviamente quando siamo sui punteggi, diciamo, bassi della scala 1 e 2, dobbiamo poter considerare come diagnosi primaria proprio quella di regolazione della processazione sensoriale. La scala della relazione è una cosa a cui io tengo molto, questa sezione quarta, perché su cui ho un po' insistito anche con i colleghi per modificare l'impianto che aveva il PDM1, che vedeva fondamentalmente in questa sezione l'adeguatezza del genitore nel rispondere a quello che era il processo di sviluppo del bambino, cioè, come dire, è adeguato o non è adeguato a sostenere un processo di sviluppo. Ora, io, diciamo, sono cresciuta con insomma, all'interno di un modello transazionale dello sviluppo che vede invece una reciprocità continua fra genitore e bambino, e quindi non posso pensare che semplicemente il genitore accompagna e favorisce o ostacola qualcosa che è già definito, ma ovviamente il bambino contribuisce in maniera attiva a mettere del suo, sia in termini problematici che in termini invece di qualità e caratteristiche. E la cosa che, diciamo, ci è sembrata importante comunque considerare era un'area complessa che aveva a che fare con le rappresentazioni che il genitore ha del bambino, perché noi sappiamo quanto questo, le rappresentazioni mentali, abbiano un'importanza fondamentale, diciamo, sulla costruzione della relazione. La capacità di funzione riflessiva, perché su questo sapete che c'è la capacità di attribuire stati intenzionali al bambino, che era un altro aspetto importante, molto predittivo, diciamo, dell'adeguatezza o meno della relazione. Tutta l'area, adesso questo ve la faccio, scusate, ecco, ve la faccio da qua perché è più facile, tutti i pattern interattivi osservabili che possono essere, diciamo, presi in considerazione, il tono affettivo, le caratteristiche del caregiver,
anche le abilità del bambino nella relazione, nella comunicazione, perché un bambino con una alterazione, qua torniamo alla questione dell'autismo, dove chiaramente la relazione è molto problematica, ma per tanti anni noi siamo stati abituati a pensare che era il genitore che in qualche modo non era capace di, oppure addirittura comunicava in un certo modo, mentre ovviamente un genitore può essere messo molto in difficoltà da un bambino che per esempio non lo guarda negli occhi, non risponde nella maniera abituale in cui uno si aspetta, eccetera. E quindi questi segni, questi aspetti non è che devono essere dati a carico dell'uno o dell'altro, questo sia chiaro, però a un certo punto devono essere considerati nelle loro diverse caratteristiche nel processo reciproco, perché la costruzione della regolazione della relazione è reciproca, ognuno dei due contribuisce in maniera significativa. E poi ovviamente, diciamo, perché non potevo farne a meno essendo un attaccamentista diciamo da 30 anni, l'inserimento di un parametro che riguardasse l'attaccamento, perché insomma era un po' assurdo che nessuna classificazione dopo 30 anni di ricerche ne prendesse mai in considerazione. E va bene, e mi fermo perché mi sa che siamo, sì, ok, vi ringrazio dell'attenzione.